Guarda, io ho cominciato con lo skateboard. Io sono passato, sono entrato a far parte, sono entrato nel mondo dell'hip hop, nel mondo del reggae, ragamuffin, dancehall, tramite lo skateboard. Io skateavo con molti amici, ero pazzo tuttora, mi piace ogni tanto skateare, anche se sono scarso. Skateavo e tramite le riviste di skate, un po' il passaparola, ho conosciuto proprio da piccoletto quello che era il rap, l'hip hop, quello che era il reggae, il ragamuffin, i rhythm, la dancehall e tutte queste cose che mi hanno appassionato davvero parecchio, mi hanno preso da subito e da solo mi sono interessato con quel poco che c'era. E finché ho capito che era possibile fare del rap in italiano, ho iniziato a fare del rap, anche se in realtà pochi lo sanno, ma il mio primo testo è stato di reggae, ragamuffin. Comunque ho cominciato così, con lo skate in strada, passaparola, riviste, fanzine, eccetera. La nuova era è un prodotto molto serio, secondo me, su quale ho riflettuto molto anche sui testi e sul messaggio che volevo dare, che era un messaggio abbastanza forte, che riprendeva sì il tanto parlare della nuova era nel periodo in cui è uscito, del 2012, varie storie, Maya, eccetera, ma in realtà quello che volevo far capire alla gente è che stiamo sì entrando in una nuova era e che dobbiamo aprire gli occhi e guardarci attorno, perché questa nuova era non è poi così positiva, anche se il progresso tecnologico va così tanto avanti, però a livello spirituale il pianeta è abbastanza spento, quindi io penso che ci sia è necessario un risveglio spirituale per le persone, e questo è fondamentalmente quello che io volevo dire nella nuova era, quel messaggio che volevo dare, l'allarme che volevo lanciare. Forse quando faccio un prodotto di rhythm, una mixtape, mi metto a lavorare con una mentalità più frivola, ma tra virgolette, nel senso che penso meno in realtà a quello che è fare una canzone magari vera e propria, tento di essere un po' più grezzo, faccio passare degli errori, faccio passare delle grezzate, lavoro sui rhythm, quindi le basi non sono lavorate né super mixate, super prodotte e aggiustate come possono essere nelle produzioni dedicate a me, quindi è sicuramente un prodotto, se vogliamo dargli una definizione, più underground, più crudo, un po' più bastardo. Guarda, quel libro innanzitutto non è stata un'idea mia, non l'ho scritto io, no? È stato scritto a quattro mani con Traversa, Federico, che è uno scrittore di Chinaschi Edizioni, molto bravo. E l'idea non è stata mia in realtà, perché dopo un live in Liguria lui venne a salutarmi e mi propose questa cosa, mi diceva che secondo lui poteva essere una cosa interessante e mi è sembrata una cosa bella, ho accettato e devo dire che è stato piacevole. Praticamente gli ho raccontato un po' tutta la mia vita, non ci sono censure e se ce n'è qualcuna ce n'è per rispettare persone che ancora sono in vita e di conseguenza forse bisogna magari omettere alcuni particolari, però non ci sono grandi censure, non ci sono censure in quel libro, in realtà racconto realmente quello che è la mia vita e quello che magari non dico propriamente si può immaginare comunque, ecco. Sono soddisfatto del libro, nel senso rileggerlo è stata una bella cosa e ti confesso che a tratti mi commuove, nel senso che mi fa pensare anche a momenti tristi della mia vita o a momenti molto felici della mia vita, quindi a volte mi commuove in positivo, a volte in negativo, però per me sicuramente è un bel libro, è vero, è sicuramente, dico realmente come la penso anche sul lato spirituale, molte cose che magari chi mi segue vorrebbe sapere, incuriosito, nel libro le può trovare. La scena reggae italiana
la vedo bene, la vedo fiorente, ci sono tanti sound in Italia, c'è tanta gente che ama il reggae, che ama il dancehall, anche se forse questo non è il momento più fiorente proprio per il reggae, magari lo è più per l'hip hop, per il rap, ma essendo ormai diciamo cugini, ce n'è anche per noi che facciamo il reggae, ecco. Sono sicuro che in un futuro prossimo verrà il momento del reggae e speriamo soltanto che non succeda magari come l'hip hop, che quello che io vedo ora non è hip hop ma è hip pop, e non vorrei vedere il reggae pop, perché comunque vabbè, nel reggae si può parlare d'amore, però di qualcosa bisogna parlare, così era anche nel rap. Ultimamente vedo un fenomeno hip hop in Italia un po' particolare, va bene, perché comunque va bene, nel senso che meglio di prima, andiamo avanti, però ci sono cose che mi piacciono e cose che mi piacciono meno, ecco, tutto qui. Guarda, sulla scena italiana cosa ti posso aggiungere? No, in realtà quello che ti volevo dire te l'ho detto. Quello che noto io, non si può generalizzare sicuramente, perché ci sono un sacco di rapper nuovi, fortissimi, e ce ne sono altrettanti, se non di più, scarsi, visto che oggi comunque te impari a rappare e ti metti subito un video su YouTube. Però stai attento, perché quel video ci rimane su YouTube. E quindi se tu fai cagare, come è successo in alcuni casi in Italia, e metti un video su YouTube, anche se dopo diventi bravo, per la gente rimani quello che fa cagare. Quindi attenzione, perché questa è un'arma a doppio taglio, nel senso, occhio ragazzi, forse prima di salire sul ring è meglio studiare, questo è un consiglio mio personale. Per il resto cosa posso dirvi? Non mettetevi gli occhiali da sole se non siete dei VIP. Perché i VIP si mettono gli occhiali da sole per non farsi riconoscere. Se voi siete nuovi, forse è meglio che ve li levate gli occhiali da sole, perché dovete farvi riconoscere, inutile emulare i miei colleghi. Scherzo, no. Vabbè, comunque no, non ho nient'altro da dire sulla scena. Big up alla scena hip hop italiana. I miei progetti futuri sono un'uscita con il mio gruppo nuovo che si chiama Iris Stars. E siamo io e KG Man, abbiamo fatto un disco assieme, lo stiamo ultimando, quindi a breve avrete delle notizie su questo prodotto. Questo è un progetto alternativo a quello che è Babaman, e comunque mi sto iniziando a mettere sotto con la scelta delle nuove produzioni e con il lavoro del mio nuovo album che uscirà più avanti, con collaborazioni dalla Giamaica, collaborazioni magari anche dall'Italia, insomma, un po' di sorpresa, ecco. Se non avessi avuto la musica, penso che non sarei qui in Italia, sicuramente, ma me ne avrei continuato a vagabondare come ho sempre fatto e avrei tirato a campare come ho sempre fatto. Non vi dico niente. Bah, che avrei sempre voluto rispondere, no, in realtà non ne ho, cioè non ho un ego così grande da dire ah, voglio una domanda che mi facciano. Una domanda che non mi hanno mai fatto, mi fanno molto spesso le stesse domande. Una che non mi hanno mai fatto è se sono felice. E se volete saperlo, sì, sono molto felice. Grazie a Dio, già Rastafari, io sono molto felice. Bah, allora, vorrei aggiungere che qui stasera a Roma sono stato benissimo, come del resto tutte le volte che sono venuto qui in questa città. Tanto calore, tanto amore, tante buone vibrazioni e benedizioni. Vorrei big uppare di brutto la Casa del Rap, perché li seguo sempre, perché so che fanno un grosso lavoro da tanto tempo e lo fanno bene, con rispetto di quello che fanno. Quindi big up alla Casa del Rap, big up a tutti i b-boys, a tutti la reggae massimi in Italia. Chi mi vuole bene e chi non mi vuole bene, io vi voglio bene a tutti. One love, Rastafari, sì?